devo dire che abbiamo avuto l'altro giorno in Libano, abbiamo fatto diciamo iniziative con la popolato, con quello croato, abbiamo lavorato con Sud America, con l'Argentina, cioè diciamo che anche se siamo un municipio, però ci inseriamo in una realtà, quella della città di Milano, che è una città che si internazionalizza, cioè, ecco, noi nel nostro piccolo come municipio ci inseriamo. Vabbè. No, perché? Perché chiaramente al nostro interesse, cioè ormai si vive in un mondo dove chiudersi non serve a niente. La comunità di Terra è una delle che nel Milano e nel Cerro. Come non è una cosa che per arrivano a Nina, che sono le comunità del colore, nel colore, che ne sono un capo, non è una cosa che per caverina, di tutto lo, le è bello. Fado franco, nei tutto lo. È un grande lavoro quello che state facendo, l'iniziativa a presentare quello dell'organizzazione. Lei fa della parte dell'organizzazione, annulliamo la distanza. Annulliamo la distanza. Qui noi siamo per testimoniare, perché 5 anni tutto quello che avete fatto in Eritrea fino adesso, quello che state facendo, e noi è la testimonianza di quel lavoro, perché per salvare il nostro bambino, per questo aiutare, è importante quello, l'amicizia tra Italia e Eritrea tramite le cose concrete. Cose concrete. Quindi siamo riconoscenti, perché ambasciato, lui era venuto a Firenze, a Firenze, poi ci ha detto di a noi di essere presenti qui, e poi prossimo, poi noi dovunque abbiamo le comunità, quando andate a Bologna abbiamo anche la comunità eritrea, saranno presenti anche loro, anche fatte a Bergamo, abbiamo le date, tutte le date, quindi saremo presenti anche in tutte le iniziative. Console, se permette volevo presentare il presidente del CICO. Scusi, ma metto la mascherina. Piacere, Giovanni Cervo. Piacere. Ma ovviamente con l'associazione abbiamo già parlato. Sì. Siamo solo felicissimi, ho letto anche la grande attività che voi fate. Il concetto della concretezza è l'unica arma che abbiamo a disposizione per poter diciamo, unire l'entusiasmo anche al risultato. Ecco, questo. Scusate, ho parlato con il signor Murphy, è lui che mi ha dato l'indicazione, magari alcuni di tanti magari Diceniamoci, cosa dire? Thank you.
artisti famosissimi. Lui è l'artista, io sono l'apprendista. Ma non esiste apprendista nella vita, esiste l'arte. Come trovate la mostra? Come trovate? È particolare, molto, molto variegata, momenti di lavoro, momenti di felicità. Così è l'Africa, no? Dove anche se si ha poco c'è molto, insomma, no? Che è la gioia di vivere, di mangiare, insomma, no? Quindi lo spazio merita, questa era una ex cucina dove facevano le fusioni, è stata rivista in una maniera, devo dire, abbastanza consona tra moderno e antico, e questa mostra si presta molto bene perché ci sono dei proiettori, poi le spiegazioni, ho visto anche molti eritrei, quindi è una comunità che comunque è sentita, insomma, come iniziativa. Poi l'associazione Nudiamo la Distanza so che aiuta più di un ospedale, aiuta a mandare quello che serve per far funzionare. Mi ricordo che si sono adoperati per un depuratore dell'acqua, perché l'acqua deve essere pura per fare determinate operazioni, quindi le cose essenziali. Quindi, tu che sei giramondo, oltre tutti i paesi dell'Africa che hai visto anche l'Eritrea? No, l'Eritrea purtroppo non ho avuto l'occasione, ho fatto Kenya, Tanzania, Madagascar, Senegal, Brasile, Capo Verde, insomma, Egitto, Tunisia, Marocco. E alcune volte uno non sceglie la destinazione, viene chiamato, no? Un po' come il medico, no? Che ha 1500 pazienti, quindi l'Africa è comunque una terra primordiale, molto forte, quindi richiama la terra. Si dice che sia il continente più antico della terra, no? Dove infatti si trovano delle specie animali, delle piante autoctone che sono tipo i baobab, ma sono anche tante altre. E ti richiami all'ultimo lavoro che hai fatto, quel libro dei bambini che illustri un viaggio. L'ultimo lavoro avevo fatto anche Mal d'Africa, no? Che diceva questa cosa, che quando si va in Africa c'è sempre questa cosa di voler ritornare. E i bambini, sì, il Pinocchio dici? No, quell'altro, il libro. Il libro, ah sì, il libro, quello dei bambini, sì, che è un sogno, che tutti noi dovremmo avere un sogno, quindi anche se grandi, però è sempre un sogno, quindi questo è bello perché diamo una speranza e un futuro quando facciamo sorridere un bambino. E questa associazione, per esempio a Firenze abbiamo Valle Piaggia, abbiamo fatto 2 anni di attività nel quartiere, quindi non solo Africa, ma anche la forza di fare delle iniziative sul territorio Firenze. E in questo ti aiuta il tuo allievo, mi pare. Sì, Mulu è veramente, tra l'altro lui è proprio dell'Eritrea, quindi è stato veramente di, come dire, molto bravo, di prima non si è mai stancato, perché stare dietro i ragazzi, chiamarli ogni settimana, ci sei, non ci sei, anche se piove, se fa freddo, insomma, è stato instancabile. Chi viene dalle cose semplici riesce a rendere le azioni ancora più semplici. Quindi bene. Ti ringrazio per la tua concessione e ti faccio grazie a te per la tua costante presenza e grande voce del Naviglio, che serve a essere un po' di contrappeso, altrimenti sembra che vada sempre tutto bene o sembra che non c'è niente. Se non c'è informazione non c'è possibilità di sapere, no? Grazie a te. Troppo gentile. Quando è che facciamo la prossima mostra? Ma io, vabbè, ovviamente credo che a maggio ci sarà ancora l'occasione. Credo che l'importanza poi comunque di dare colore
sempre sui navigli, credo che sia una cosa bella, stimolante, è stata sicuramente positiva la mia prima esperienza, credo che sia anche importante proseguire, credo che la credo. Come giudica la mostra? Ma io credo che avendo dato un po' l'occhiata alle foto mi dà un po' questa sensazione che rispetto ai luoghi comuni che si vede spesso in televisione, qui parliamo di persone, di uomini, e devo dire che mi aiuta sicuramente ad annullare le distanze, a vedere a quel punto qui chi arriva dall'Africa non solo come un problema o un peso, ma comunque come una persona che giustamente va sempre aiutata, e a quel punto qui aiutiamo a dargli un futuro. Credo che sia una cosa importante giustamente per il naviglio, ma anche per Milano, il fatto di uscire da questa situazione dove tutti quanti pensano che i barconi che arrivano dall'Africa possono portare sempre solo dei problemi. Invece no, ci auguriamo che insomma ci sia sicuramente una visione dei problemi dell'Africa partendo proprio dalle persone. Questa credo sia una cosa bella e positiva. Ringrazio del discorso. Grazie anche a te. Thank you.
nel 2005, nel senso che io nel 2005, la storia è un po' strana, lasciando il lavoro per la pensione ho deciso di destinare i regali che i miei collaboratori mi volevano fare a un progetto di volontariato, quindi sono venuto in contatto con l'associazione di Firenze tramite delle conoscenze e quindi le donazioni dei miei colleghi e collaboratori sono stati destinati a realizzare un asilo in una scuola materna in un villaggio in Eritrea, e da lì è nata la conoscenza, che parte dal 2005-2006, e da allora ho cominciato a collaborare. Sono stato parecchie volte in Eritrea, ho realizzato vari progetti anche direttamente, diciamo il più significativo è stato gestito da me, è stato quello riguardante l'inserimento di bambini down e autistici nella scuola e nella società in Eritrea, che abbiamo fatto in collaborazione con l'Istituto Sacra Famiglia qui di Cesano Boscone, e che era un programma di formazione degli insegnanti per consentire di inserire i bambini a scuola in Eritrea. Quindi questo è stato un progetto molto interessante. E lei era responsabile qua a Milano dell'associazione? Allora, inizialmente avevamo creato una associazione a Milano con lo stesso nome, Annulliamo la distanza. Dopodiché, dopo un po' di anni, abbiamo deciso di sciogliere le associazioni regionali e di avere un'unica associazione nazionale, che è l'associazione che c'è ancora. Quindi era una costola. Diciamo che era una costola, dopodiché siamo fondamentalmente, diciamo così, confluiti. Ecco, qua a Milano avete realizzato qualcosa di particolare, oppure nel senso di... Beh, diciamo, a Milano negli anni abbiamo creato un bel gruppo di volontari, abbiamo fatto una serie di iniziative molto più anni fa, adesso siamo un po' meno attivi su questo versante. Avevamo fatto una collaborazione con l'Accademia di Brera, attraverso la quale dei ragazzi avevano un po' illustrata la loro visione dell'Africa, avevamo fatto una mostra, quindi avevamo fatto varie iniziative, insomma, per raccogliere fondi, per attirare volontari. Adesso lei che progetti ha riguardo la mostra? Ma diciamo oggi io sono un semplice volontario, quindi sono meno attivo. Diciamo che ci fa piacere presentare la mostra anche a Milano, perché comunque noi siamo presenti fondamentalmente in Toscana, in Emilia Romagna e in Lombardia. Quindi... Ecco, le foto che ci sono qua rispecchiano la sua Eritrea, oppure le trova assolutamente cambiate? Diciamo che sono foto che sono state scattate da volontari come me, che sono andati in Eritrea, e chi più o meno bravo, però è l'Eritrea che noi abbiamo visto, insomma. Quindi non è un'occasione per mettere un'Eritrea che non esiste, cioè... no, l'Eritrea è proprio... Ciao, come stai? Come stai? Tutto bene? Sì, sì, bene. È un piacere vederti. Bravo, sì, bravo, tutto bene. Bene, sì, bravo. Adesso vengo anche il console. E lo so che viene anche il console. Io sono responsabile della media dell'Eritrea in Italia. Ah, bravo. Io ho messo già nel sito. Bravo. Ecco, approfitto, vedo che lei sta registrando, che cosa l'ha colpita di più nella mostra? Nella mostra, naturalità delle cose, sono prese le foto senza proprio preparazione. È l'Eritrea questa? L'Eritrea. Non c'è una fantasiosa Eritrea, questa è l'Eritrea. Quello è proprio l'Eritrea, la cosa è naturale, è un legame. Sì, sono foto fatte non da fotografi professionisti, ma da volontari che hanno raccolto questa immagine durante la loro... La bella cosa, hanno preso tutte le cose della vita dell'Eritrea, cioè gente che lavora, i bambini, anziani che guardano i giornali, bambini che giocano con la bicicletta e altri. Vabbè, questa proprio tipicità. Mancano gli italiani,
non avete ripreso gli italiani in Eritrea, nel senso che se ci sono ancora italiani in Eritrea. Beh, sì, ci sono italiani in Eritrea. Noi ci abbiamo. Cioè, adesso quello che rimane d'Italia c'è tante cose. Il legame che ha lasciato la costruzione, la cultura eritrea, nel senso la capacità di ingegneria, geometri, no? Di riuscire a improvvisare, poi anche la storica capacità eritrea, lavorazione di marmi, di granite, costruzione, queste due culture sono legate proprio nella continuità del legame proprio tra Eritrea, la parte positiva, legame tra popolo eritreo e italiano. Gli italiani vengono ricordati bene? Insomma. Sì, no, l'ultima fase degli italiani, no, sono stati insieme, abbiamo studiato insieme, sono gente che sono trasformati in lavoratori, creatori di lavoro. Poi sono integrati con la cultura nostrana, poi abbiamo anche altre cose, che ci sono tanti figli italiani eritrei che sono rimasti, che sono parenti nostri, questi sono rimasti in legame tra di noi. Questo legame positivo lo vogliamo continuare, cioè, l'Eritrea ha un bel ricordo sul legame della cultura italiana, allora tra la gente deve continuare, noi c'è una promessa, come si chiama, la nostra volontà è di continuare questo legame, proprio il legame positivo, lasciando stare le guerre. Quindi è una mostra da vedere. Una mostra da vedere e continuare a farlo. Vuole aggiungere qualcosa oppure ha detto tutto lui? No, secondo me ha detto tutto lui. Aggiungo solo che noi siamo particolarmente focalizzati sui bambini. Il nostro motto è i bambini prima di tutto ed è l'idea, fondamentalmente il motivo che ci ha portati e che ci tiene in Eritrea, fondamentalmente. Vi ringrazio e vi faccio gli auguri. Arrivederci. Thank you.
arrivano subito. Allora, quindi oggi è